scarpe da campione. Anche però ci correrò, ascoltando la musica rock tra sogni e sudore. Respirerò. E passerò attraverso i muri di una realtà che dice no, in nome dell'amore per tutti i miei giorni più scuri. Risplenderò. Io sono un runner e corro veloce nel vento, anche se il vento a volte mi sposta di un po', ma con tutta la sete di vita che ho dentro di me, io non mi arrenderò. Perché sono un runner e gioco la mia sfida nel tempo. Corro più forte di tutta la mia malinconia, che come calamita tenta di tirarmi indietro. Ma io resisterò. Ed è per questo che credo ancora, e la mia fede più forte ora. Se mi fossi lasciato fermare dalla mia ombra, non sarei libero. Ma io sono un runner e corro veloce nel vento, anche se il vento a volte mi sposta di un po', e con tutta la sete di vita che ho dentro di me, io non mi arrenderò. Buongiorno da Radio Roma Futura e la rubrica del podismo, oggi mercoledì 28 maggio, Massimo Morgante che vi parla, con me c'è Pino D'Egidio. Buongiorno. E poi c'è Mario Moretti. Buongiorno. Allora ragazzi, cominciamo la puntata di oggi, abbiamo molte informazioni e molte cose da dire. Io partirei con il primo punto, con la prima domanda. Le problematiche organizzative delle gare fuori, diciamo, dal centro storico, l'hanno accennato l'altra volta. Questo poi è un periodo con il bel tempo, con la bella stagione, è un periodo che di gare se ne fanno tante. Quali sono le problematiche? Bene, come avevamo già detto nella puntata del 7 maggio, in periferia, nonostante i costi della tassa di iscrizione sia ancora basso, che sta a 10 euro, mentre invece al centro ormai i costi per partecipare sono superiori a 12 o addirittura 15 euro, nonostante questo abbiamo potuto constatare domenica scorsa
alla gara che c'è stata alla, con gli Aniene, la maratonina della cooperazione, che addirittura il costo di iscrizione era di 9 euro sole, non sono riusciti gli organizzatori a fare più di 720 atleti, mi sembra. Sì, 717. Ecco, come Di Mario che tiene bene i conti delle classifiche, lo sa bene. Noi purtroppo, come avevamo già detto nella puntata del 7, sì, ci sforziamo al massimo per far venire la gente a gareggiare fuori dalle mura latine. E niente, non si riesce mai a superare questo zoccolo duro dei mille i numeri che si fanno al centro. Basta che vedere che una gara che organizzano loro, che gli organizzatori fanno al centro, che costa 12 o addirittura 15 euro, fanno 2-3 mila e anche 4 mila presenze per le manifestazioni. E questo purtroppo ne avevamo parlato anche con Catte Sport, sì, con Tommaso Colapietro, che organizza la gara di Coria Martin Puttino, e con l'occasione abbiamo intervistato il suo collaboratore più stretto, Samuele Di Gianmartino, che è anche l'editore della rubrica televisiva Nati per Correre, che va in onda il giovedì sera sul canale 86, anche lui del digitale, no? Sì, sul digitale terrestre, certo. Anche lui purtroppo ha potuto ribadire quello che ha già detto Tommaso. Io infatti manderei in onda quella l'intervista di Samuele perfetto, che abbiamo fatto domenica. Allora, adesso ci troviamo con Samuele Di Gianmartino, sempre qui prima della partenza della Stracoglio Aniene per i ragazzi, che poi seguirà la competitiva. Samuele è il responsabile della trasmissione Atleticat Nati per Correre, la trasmissione televisiva che va in onda giovedì sera, ed è anche uno dei responsabili del gruppo sportivo Catte Sport, che abbiamo di cui il presidente Tommaso Colapietro, che abbiamo intervistato telefonicamente il 14 maggio scorso. E con lui abbiamo parlato delle gare che si organizzano in periferia, come la nostra Corriamo al Collatino e la Corriamo al Tiburtino, così anche la maratonina della cooperazione, che nonostante oggi ci siano poche gare a Roma, perché anche c'è il fatto di, mi sembra che c'è solo questa, sì, oggi penso che sia l'unica gara che sono riuscito ad organizzare qui nella zona di Roma. Ecco, appunto, come dicevamo, noi in periferia, nonostante la quota di iscrizione resta invariata a 10 euro e addirittura oggi è soltanto 9 euro la quota di iscrizione, non si riesce mai a superare quello zoccolo dei 1000 atleti, e a volte raramente si arriva a 1400 atleti, ma oggi per esempio, nonostante 9 euro si paga la tassa di iscrizione, sembra che ci siano soltanto 800 atleti competitivi. Questo secondo te a che cosa è dovuto? Ma guarda, allora, innanzitutto correre a Roma, la gente si aspetta di correre a Roma. Purtroppo noi sappiamo che Roma è talmente grande e le zone sono talmente varie, e quindi qui per gli atleti è correre in periferia. Quindi in questo caso il paesaggio per loro diventa secondario. L'unica cosa che cercano gli atleti è quello dell'organizzazione, del pacco gara e del percorso. Ecco, malgrado tutto, malgrado qui ci sia un percorso perfettamente pianeggiante, magari sia un bel pacco gara, che c'è una maglietta tecnica, gli atleti non vengono. Questo perché? Perché l'attrazione del centro storico non c'è, lo scenario del Colosseo, diventa principale. Noi con la Corriamo al Tiburtino siamo riusciti, malgrado tutto, a sfiorare anche i 2000 arrivati, comunque con dei sacrifici enormi, mettendo dei premi importanti, facendo una gara perfetta con un ristoro particolare. Quindi noi diciamo che ci adoperiamo al 200% per ottenere il 50%. Quindi questo è un problema serio, che comunque difficilmente sarà risolto finché non avremo l'aiuto magari
delle istituzioni che soprattutto ci semplificano le cose, perché oltretutto in tante situazioni, io parlo soprattutto con il Tiburtino, le istituzioni non ci aiutano nemmeno alla realizzazione di questa... Come infatti aveva detto Tommaso nell'intervista telefonica, che corriamo al Tiburtino, erano presenti soltanto 4-5 vigili urbani, quindi il resto sarà dovuto tutto al volontariato, anche se... dell'organizzazione, che purtroppo il volontario non riesce ad avere l'autorità che riesce ad avere un vigile urbano, quindi in alcuni casi c'è stata una forzatura da parte degli automobilisti a questi blocchi fatti da volontari che comunque non hanno un'autorità come i vigili urbani. Ecco, sta sottolineando quello che abbiamo detto con Tommaso, che sembra strano, ma organizzare una gara in periferia per chiudere delle strade che sono strade importantissime. Oggi si chiude la via Palmiro Togliatti, che è una strada che collega dalla Tiburtina alla Tuscolana, quindi lo sforzo organizzativo è notevole, e mentre invece al centro questi tipi di sforzi sono relativamente più bassi. Perché? Perché al centro ci sono le isole pedonali, mentre invece qui l'organizzazione deve pensare a tutto. E poi oggi pensate al Tiburtino come al Collatino e come oggi a Colli Aniene, il percorso è bellissimo, si passa all'interno di un parco, del Parco della Cea, che è un polmone verde del quartiere, quindi non si riesce a capire perché gli atleti non sono attratti a venire a queste manifestazioni, che il percorso piatto, misurato bene, e eppure non si riesce mai a superare i numeri che si fanno al centro. Beh, oltretutto dobbiamo dire che questa è una gara storica, siamo oltre la 30ª edizione, e quindi diciamo dovremmo lavorare, soprattutto noi organizzatori delle periferie, per trovare un modo di far venire la gente. Soprattutto secondo me dobbiamo avere un aiuto da parte delle autorità locali, che quantomeno ci semplificano le cose, perché almeno non dobbiamo fare degli sforzi enormi per ottenere quello che poi otteniamo, ecco, come dici tu, magari delle gare con poche partecipanti, comunque ricordiamo che queste gare sono tra le più importanti, certo, comunque della periferia, certo. Togliendo quelle 4-5 gare del centro, insomma sono comunque gare importanti. Bene, per Radio Roma Futura Pino, poi ci risentiremo con Samuele per i prossimi giorni, con lui e con Tommaso, per quanto riguarda tutte le altre problematiche che sono relative al mondo del podismo. Bene, rientriamo dopo aver sentito un'intervista a Samuele di Gart Sport, e io direi, Mario, di dare un po'... Io però volevo aggiungere una cosa, che per quanto riguarda il discorso di Puttino, che vogliamo attivare, sì. Puttino, che lui ha parlato della collaborazione delle istituzioni, noi diciamo che ci possiamo ritenere fortunati, perché grazie all'impegno dell'assessore Marinucci del quinto municipio e del presidente Gianmarco Palmieri, la collaborazione da parte della Polizia Municipale ce l'abbiamo avuta, e siamo stati fortunati perché hanno mandato un gran numero di agenti che hanno controllato bene gli incroci, e abbiamo, i volontari li abbiamo messi soltanto sugli incroci minori, quindi diciamo che noi per questo possiamo ritenerci fortunati. Questa è una grande cosa, no? Allora senti, diamo un po' la parola a Mario, almeno così sentiamo un attimo per il 25 quello che è successo nel weekend, insomma. Allora, nel weekend, un weekend ricco di gare come sempre in questo periodo, che sono sempre più numerose, ci sono state ben 8 gare che ha visto la partecipazione di oltre 2600 atleti, quindi sono numeri importanti. E praticamente la parte, diciamo, del Leone l'ha fatta la cooperazione, con tutto che sono stati solo 717 arrivati, però su questa gara vorrei aggiungere che c'è stata una partecipazione di bambini delle scuole elementari e delle scuole, di ragazzi delle scuole medie. I bambini più piccoli facevano 200 metri, i più grandicelli 3 km, e poi c'era la gara competitiva. Ma lo spettacolo più, diciamo, sempre dal mio punto di vista, è vedere tanti bambini che corrono felici, anche se fanno solo 200 metri, però si vede tutta la gioia che portano questi bambini, e sicuramente è un modo anche di avviarli allo sport, perché da grandi, se rimangono queste impressioni, possono continuare a partecipare a questo tipo di manifestazioni. Diciamo, le gare più importanti: a Ninfa, nella Osi naturale di Ninfa,
che si corre uno scenario stupendo. Pure questo ha visto la partecipazione di oltre